Ci prendiamo cura del nostro zucchero. Perché lo coltiviamo solo in Italia, solo noi ormai. E da lungo tempo, ma sempre con una filiera corta. Perché la nostra cura è la tua. Quando prepari qualcosa di speciale per chi ami. Siamo l'unico zucchero 100% italiano. E l'unico grezzo di barbabietola, nostrano. Siamo Italia Zuccheri. Coltivatori con cura. Iomantico e chi pensa che un buon yogurt sia fatto con buon latte 100% italiano, come quello di Iomo. Uno Iomantico troverà che Iomo è più cremoso delle nuvole. E nel vasetto di carta riciclabile vedrà una favola, la sua preferita. Chiamatele pure Iomanticherie, ma sono loro a rendere la vita più bella. Iomo, lo yogurt Iomantico. Benvenuti telespettatori di TRC, benvenuti amici del Bristol Talk. Oggi parliamo di agricoltura, di sostenibilità, di ambiente. Lo facciamo a partire da due ingredienti primi della nostra alimentazione, il miele e lo zucchero, ingredienti che qui rappresentano una vera e propria tradizione anche dal punto di vista produttivo. Sappiamo però che tendenzialmente queste due sostanze, questi due ingredienti sono percepiti come in competizione, in concorrenza. Oggi noi qui siamo a dimostrare invece la possibilità di una collaborazione. Lo facciamo con gli attori, con i protagonisti di questa alleanza. Mi riferisco a Giorgio Baraccani, vicepresidente di Conapi Mielizia, e a Claudio Gallerani, presidente di Coprobi Italia Zuccheri. Grazie davvero ad entrambi di essere con noi. Benvenuti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. Ecco, dunque, Gallerani, io partirei con il presentare intanto le due realtà produttive che sono conosciute soprattutto nei marchi, Mielizia per quanto riguarda Conapi e Italia Zuccheri per quanto riguarda Coprobi, ma inquadriamole un po' come aziende, andiamo a comprendere anche qual è il loro aggancio al nostro territorio. Partiamo da Coprobi. Prego, Presidente Gallerani. Sì, Coprobi è rimasta l'unica filiera italiana della bietola e dello zucchero. Nasce negli anni 60, quindi quest'anno compiamo nel 2022 60 anni. È considerata oggi una delle più piccole aziende a livello europeo, ma sicuramente la più innovativa. Siamo 7.000 aziende di agricoltori italiani, 28.000 ettari di barbabietole seminate, che produciamo mediamente 1.600.000 tonnellate di barbabietole, 220.000 tonnellate di zucchero, in due zuccherifici, Minerbio Bologna e Pontelongo Padova, 4 siti logistici, Finale Emilia, Portoviro, Argelato, Stellato, 260 dipendenti fissi e 250 avventizi, 1.500 imprese dell'indotto, oltre 800 clienti zucchero tra industria e grande distribuzione, il 23% della quota di mercato, 230 milioni di fatturato consolidato, 200 milioni che tutti gli anni vengono riversati sul territorio. Noi, a differenza delle altre aziende europee, ci siamo concentrati nell'innovazione di prodotto e abbiamo lanciato in questi ultimi anni lo zucchero grezzo da barbabietola, primi in Europa, lo zucchero biologico, grezzo e bianco, e lanceremo quest'anno anche lo zucchero con più fibre per gli atleti, per i diabetici e per gli obesi.
Ecco, Gallerani, abbiamo visto questa forte propensione all'innovazione, ma vorrei ricordare, lei lo ha accennato all'inizio, siete l'unico zuccherificio da Barbabietola rimasto, dopo un periodo molto difficile per lo zucchero italiano. Sì, c'è stata una riforma nel 2005 che ha aperto l'Europa alla competizione globale. Oggi lo zucchero in Europa costa come nel Brasile, in India e in Thailandia, a differenza degli Stati Uniti, Russia e Cina che costa il doppio, ed è una situazione diventata insostenibile anche perché a discapito dell'ambiente, soprattutto dell'ambiente. Per cui noi abbiamo scelto la strada di tutelare l'ambiente, di tutelare la biodiversità, e di tutelare anche le api, e abbiamo scelto la strada di mettere la nostra faccia sul pacco per riconoscere una tracciabilità e un impegno per la qualità e per l'ambiente. Ecco, il tema ambientale ci arriviamo subito, prima però presentiamo anche Conapi, altra grande realtà del nostro territorio che a somma mette insieme tante aziende, tante imprese, tanti apicoltori. Prego, Baracani. Allora, CONAPI è l'acronimo di Consorzio Nazionale Apicoltori, o la denominazione Consorzio Apicoltori Agricoltori Biologici Italiani. Già nel nome c'è questa diciamo, declinazione, questa propensione verso il biologico. È l'unica filiera completa del miele italiano, quindi si parte dall'alveare dei produttori e si arriva sullo scaffale nella distribuzione. Siamo, perché anch'io sono socio apicoltore, 330 soci produttori diretti, tra i soci ci sono, aderiscono anche delle associazioni e delle piccole cooperative che sono un po' il vivaio dei soci in una fase di crescita, perché comunque l'adesione a Conapi è un percorso con l'azienda apistica impegnativo, per un totale di 600 apicoltori. Che si è tradotto in numero di alveari, 110.000 alveari, che volendolo tradurre in api, visto che diciamo, piace dare questi numeri, contiamo che in stagione ogni alveare conta più o meno 50.000 api, e quindi veramente un esercito, diciamo, di sentinelle, di impollinatrici sparse nel territorio italiano. Il legame col territorio di Bologna è che siamo nella Valle dell'Idice. La Valle dell'Idice da poco è anche designata come Bee Valley, e quindi la Valle delle Api, api non solo quelle da miele, ma api diciamo a 360 gradi. E il legame è proprio la Valle dell'Idice nella provincia di Bologna. Siamo a un passo dalla Toscana, ma siamo ancora nell'Appennino emiliano, nell'Appennino bolognese, e qua c'è la nostra sede. La storia comincia. Vicepresidente, noi vediamo anche un monito alle sue spalle, difendiamo le api, è un imperativo questo, è necessario difendere le api, ci spieghi un po', perché poi arriveremo a parlare di questo anche in relazione alla collaborazione con Coprobi. Sì, è stato al di là della mission, dello scopo principale di questa cooperativa, che è il ritiro del prodotto dei prodotti degli apicoltori, non solo miele. Noi le api le leghiamo al miele, ma ci sono anche polline, pappareale, propoli, quindi tutta una gamma di prodotti. Ed è dal 1979 che facciamo questo. Noi sosteniamo anche, diciamo, abbiamo diversi progetti, abbiamo implementato diversi progetti proprio nell'ottica della sostenibilità ambientale. Questo perché negli ultimi anni abbiamo visto che c'è un po' questa grossa difficoltà delle api per produrre, le api sentinelle dell'ambiente, quindi api monitorate, ma c'è tutto diciamo, un mondo dietro che non è così monitorato, non è monitorato in maniera così puntuale come le api da miele, dove siamo noi aziende, insomma, che ci facciamo reddito e quindi puntualmente le seguiamo. E quindi questa è diventata un po' una battaglia, questo slogan che è dietro proprio, diciamo, che personalizza perfettamente quello che noi di Conapi stiamo facendo. Ho detto battaglia, non solo battaglia, in alcuni momenti è stata battaglia, adesso invece stiamo un po' siamo volti più a un discorso di conoscenze e di collaborazione. Ecco, e questo è molto interessante anche perché, Presidente Gallerani, arriviamo a vedere una collaborazione tra due filiere che sono percepite, lo dicevo all'inizio,
forse anche un po' in competizione, perché si parla di zucchero, si parla di miele, entrambi dolcificanti, si pensa dove si allarga il mercato dell'uno, poi finisce per restringersi il mercato dell'altro. Io le chiedo invece su cosa si basa e come si configura, come si articola la collaborazione di Coprobi Italia Zuccheri con Api Mielizia. Beh, la nostra è un'alleanza del dolce italiano, del saper fare italiano, della filiera, dell'ambiente italiano a tutela proprio della biodiversità. E già da quest'anno le aziende agricole hanno e stanno seminando attorno ai campi delle bietole delle fasce di crucifere, di piante fiorite che favorirà la bottinatura delle api, creando microambienti favorevoli per le api, ma anche per gli insetti utili, quindi anche predatori degli insetti dannosi alla coltivazione, e comunque un monitoraggio molto utile per la coltivazione delle bietole e una roba bella, bella dal punto di vista paesaggistico. Quindi vorremmo coprire tutti i nostri bieticolai con fasce di piante fiorite, questo nel giro di qualche anno. Poi tra Italia Zuccheri e Conapi è partita anche una collaborazione commerciale. Conapi si fornisce di zucchero per alimentare le api quando non possono bottinare e prodotti di co-marketing. Noi diamo zucchero ai biscotti di marchio Mielizia, alle caramelle col marchio Mielizia, e quindi una collaborazione tra Mielizia e Italia Zuccheri. E questo è un punto di partenza per una collaborazione, riteniamo, molto, molto importante, proprio a difesa di due particolarità, di due eccellenze italiane. Baraccani, qual è lo sguardo di Conapi in termini appunto proprio di aziendali nella collaborazione con Italia Zuccheri, e qual è l'impatto positivo di questa collaborazione per l'ambiente? Perché da qui siamo partiti anche in introduzione. Sì, allora, come diceva il Presidente Gallerani prima, partiamo da due realtà che sono sempre state vissute come antagoniste. C'è il Museo della Civiltà Contadina, adesso una sezione che è stata unificata, Zucchero e Miele, dove sono riportate alcune frasi, alcune annotazioni del diario di un apicoltore storico del Bolognese, evidenziava questa concorrenza tra il miele e lo zucchero, ma anche tra la barbabietola e le api. La barbabietola è una pianta che nella fase di coltivazione per la produzione di zucchero non fiorisce, ma anche in fase di fioritura, e la moltiplicazione avviene più o meno sempre qui nelle nostre zone, ha una fioritura con un'impollinazione anemofila, quindi col vento. Non è importante la presenza degli impollinatori nei campi di barbabietola da seme. E invece proprio da queste due filiere si è trovata una sinergia, una convergenza, tant'è vero che, come diceva anche il Presidente Gallerani prima, sono ingredienti nell'ambito dell'industria pasticcera, e l'Italia ha una bella tradizione nell'ambito della pasticceria, sia industriale che tradizionale, artigianale. Sono due prodotti che si integrano molto bene, e quindi cominciamo a costruire una sinergia di qua. In campagna Coprobi ha abbracciato in maniera importante un metodo di produzione sia biologico che sostenibile, con anche la messa a disposizione delle api di fasce fiorite, di piante di interesse artistico, e non sono fantasie queste. In altre zone d'Europa sono cose ben più avanti, quindi ci sono delle conoscenze che il diversificare la campagna si porta a beneficio e alle api e agli apicoltori, ma alla biodiversità, e quindi anche a quegli insetti impollinatori spontanei o antagonisti di parassiti delle piante. Tra l'altro, una professoressa di apicoltura storica di Bologna, la Giulia Giordani, che ho avuto modo di conoscere, era già molto anziana, negli anni 50, quindi 70 anni fa, diceva anche come apicoltori è bene essere informati, a conoscenza di quel che succede in campagna, per poter dialogare con i colleghi agricoltori e affrontare insieme le problematiche per trovare una soluzione. E qui diciamo, l'obiettivo di questo progetto è proprio questo qua, quindi è veramente un grande progetto, dunque una grande forza. Ecco, Baraccani, possiamo dire che dalle api si può imparare anche la cooperazione in questi termini, no? È un messaggio che può arrivarci direttamente dall'insetto che forse è il più collaborativo, il più cooperativo proprio per natura.
Direi proprio di sì, il modello dell'alveare. Tra l'altro alcune aziende dell'industria italiana, dell'agroalimentare, ci hanno chiesto anche delle giornate sulla struttura, una giornata formativa per i dipendenti, proprio su com'è strutturato e com'è la funzionalità dell'alveare, dove nell'immaginario abbiamo una struttura monarchica, c'è una regina, ma la regina è a servizio perfettamente di tutto l'alveare. Qui l'organismo, l'entità è l'alveare, quindi la regina, le 50.000 api, i 1.000 fuchi, ed è tutto funzionale, non c'è uno che decide sull'altro, ma uno si adegua, ognuna delle caste si adegua alle esigenze e al bene di quello che è un organismo che tra l'altro, purtroppo beh, ci sono incidenti di percorso, ma in teoria è un organismo che non ha una fine, è praticamente eterno, ecco. La regina poi si sostituisce quando è fine carriera, le operaie hanno un turnover molto veloce, i favi stessi che sono un po' diciamo l'utero, la dispensa, il tessuto di riserva dell'alveare, quando invecchiano possono essere sostituiti, o le api stesse sostituiscono il nido sciamando, quindi è veramente un ottimo spunto anche per delle attività di didattiche su una struttura, su quella che può essere la struttura di una società, di un'azienda. Quindi. Bene, grazie vicepresidente anche per averci inquadrato così quello che possiamo imparare, la lezione che viene dal mondo delle api. Io chiedo però al presidente Gallerani, abbiamo capito come le fasce fiorite intorno ai bietolai aiutano le api a fare il loro lavoro. Abbiamo capito come le api possono fare bene all'ambiente, ma come la biodiversità che si sviluppa in questi ecosistemi, come questo contributo che diamo all'ecosistema campagna può poi aiutare l'agricoltore e quindi gli agricoltori che lei rappresenta a fare il suo lavoro? Sì, chiaramente è una filosofia nuova di agricoltura, produrre di più con meno, perché noi abbiamo bisogno di continuare a produrre cibo, ma abbiamo bisogno di inquinare meno l'ambiente, abbiamo bisogno di rispettare l'ambiente e quindi abbiamo bisogno di più biodiversità. Per cui più tecnologie, più conoscenza, meno chimica, meno CO2. Noi dall'anno scorso stiamo utilizzando per la semina dei robot che vanno con i pannelli fotovoltaici, fanno le semine e anche le cerchiature, cioè vanno poi a togliere l'erba in mezzo ai bietolai bio, e questo vuol dire un forte risparmio di CO2, più rotazione, più diversità, più biodiversità. Quindi siamo nella linea della nuova PAC, nel Green Deal, del Farm to Fork, dove si prevede al 2030 una riduzione del 50% dei pesticidi, del 25% dei fertilizzanti, del 30% di agricoltura biologica. Questo vuol dire tornare a fare un'agricoltura che rispetta l'ambiente, che dà dei prodotti di qualità tracciata. È la strada del futuro. Ecco, chiaro Gallerani, io le chiedo però questo a Baraccani. Molte volte si ha come l'impressione che per l'apicoltore il problema sia proprio l'agricoltore, il modo di fare agricoltura che non tiene in considerazione le esigenze di ecosistema voglio dire, invece sono necessarie tenere in considerazione quando si parla del benessere di un sistema complesso come l'alveare. Allora le chiedo cosa bisogna evitare per fare agricoltura contro le api, contro gli apicoltori. Allora, mi viene da dire che non sia l'agricoltore contro le api, magari ci siano delle superficialità, ma sia un sistema un po', abbiamo sofferto, un sistema molto aggressivo, e ci sono dei dati che lo dimostrano, l'ISPRA raccoglie i dati degli avvelenamenti, pesticidi nelle acque, pesticidi nell'ambiente, cioè c'è tutta una serie di dati. Ci si è concentrati solo su un argomento, prevalentemente su un argomento che è quello dei pesticidi, ma non è l'unico problema.
pesticidi, riduzione della biodiversità, mutamenti climatici, quindi sono tutta una serie di problemi un po' legati, che anche l'agricoltore stesso si trova a subire, nel senso che mi arriva l'insetto alieno perché è più caldo, non arriva l'inverno e in qualche modo devo salvare il raccolto, e quindi da un lato si comprende benissimo anche questa esigenza, e a volte non c'è una perfetta conoscenza ci si concentra molto sul problema puntuale, un esempio la cimice sul pero, il tentare di contrastare un insetto alieno ha riportato uno squilibrio nel frutteto con tutto quello che ne consegue. Creare cultura, maggiore attenzione all'insetticida non nel momento della fioritura, la nostra regione in particolare è molto attenta e ha una bella norma molto, molto chiara in questo senso. Quando cercare di usare sempre le molecole un po' meno tossiche, cercare di ricreare degli equilibri, quindi anche una gestione, diciamo così, delle aree aziendali che possa ricreare un equilibrio, ma proprio è il progetto di Coprovì questo, cioè tutte le cose che cerchiamo, i contenuti che per anni sta cercando di portare, la politica in questo momento sta venendo incontro a questo percorso, adesso c'è la nuova PAC che sta arrivando, gli ecoschemi, e tra l'altro tra gli ecoschemi c'è un ecoschema impollinatori dedicato a un miglioramento che premia quelle aziende che favoriscono lo sviluppo degli impollinatori, che tra l'altro è un bene non di un singolo, le api sono gestite dagli apicoltori, ma ci sono anche pombi, osmi e tutta una serie di altri impollinatori diciamo selvatici, che sono diciamo parte della biodiversità, che è un bene comune. Cioè se io la mia pianta di pomodoro nell'orto vengono impollinate da questi insetti che non sono di proprietà di nessuno, e se sono salvaguardati farò dei miei pomodori. Certo, beh, da profano Gallerani mi verrebbe da dire che c'è una sfida culturale, quasi didattica, per chi fa agricoltura e che deve imparare a tenere in considerazione tanti elementi che forse finora non sono stati al centro dei pensieri di chi coltiva. Si è pronti per una transizione in questo senso? Siamo pronti, vogliamo esserli pronti, ma anche facendo tanta formazione. Noi abbiamo un obiettivo molto ambizioso di trasformare tutta la filiera bieticola italiana in 2-3 anni in filiera sostenibile, SQNP certificata, cioè sostenibile a basso impatto ambientale e bio. Questo è sicuramente importante, con una digitalizzazione di tutta la filiera e un utilizzo della meccatronica, della robotica, dei satelliti, dei droni, nella cosiddetta precision farming, quindi meno input, più mirati, più conoscenza, più tecnologia. Questo è il futuro, e noi puntiamo a una certificazione ambientale a 360 gradi in tutta la filiera, per cui è fondamentale il percorso che si sta facendo. Non abbiamo altra scelta, il cambiamento climatico ci impone di andare per di lì. Ecco, Presidente Gallerani, le chiedo anche questo: che parte ha il biologico? Quando si parla di biologico molte volte, come dire, questa parola viene utilizzata anche in modo improprio, lo sappiamo bene, ma Italia Zuccheri ha una particolare, come dire, un particolare primato su questo fronte, all'interno come dire, dei progetti di sostenibilità, che parte ha il biologico? E adesso siamo ormai al 10%, è sicuramente la nuova frontiera. È stato non facile, molto ambizioso partire in questo senso, da una filiera che aveva impostato tutta la sua storia, tutta la coltivazione sulla molecola chimica. Noi siamo riusciti dal 2019 a fare bietole buone, produttive, senza chimica di sintesi, e oggi stiamo costruendo un mercato per lo zucchero biologico che in Italia non c'era, pochissimo, e stiamo avendo soddisfazione anche a livello europeo, e stiamo pensando anche alla Cina, che ci sta richiedendo zucchero biologico italiano, per cui si aprono strade nuove. Questo è il futuro, perché le conoscenze attuali, la tecnologia attuale permetterà di fare una bieticoltura e un'agricoltura biologica produttiva, rispettosa dell'ambiente e produttiva.
Ecco, vicepresidente Baraccani, le chiedo questo. Abbiamo sentito da Gallerani quanto è importante la tecnologia all'interno del discorso sostenibilità. Si è parlato di robot, si è parlato di digitalizzazione. Chiedo se anche sul fronte dell'apicoltura c'è un aggiornamento in fatto di tecnologie al servizio della sostenibilità e al servizio, perché no, anche della produttività. Sì, ci sono, è da un po' di anni che si stanno mettendo a punto dei sensori praticamente che possono leggere, sono ancora così affidabili l'attività delle api, l'attività di volo, comunque o delle bilance, queste invece hanno già un ottimo livello di affidabilità. Ma anche diciamo, dei geolocalizzatori, in quanto in alcuni areali c'è anche il problema dei furti delle api. In più, tutta una serie di sonde che possono valutare messaggi che le api ci possono mandare. C'è un tema che è la capacità a questo punto di leggere l'alveare in una maniera un po' diversa. Questi sensori comunque possono aiutare l'apicoltore, cioè se io ho una bilancia e quando decido di capisco che è il momento di andare a controllare quell'apiario, capirò se devo mettere melari, quindi dare spazio a quelle api perché stanno raccogliendo molto e quindi hanno bisogno di spazio, o se invece stanno andando alla fame e devo portare invece nutrimento. E quindi in questo momento mi viene da dire che sono degli agevolatori dell'attività dell'apicoltore, non si vanno a sostituire, però insomma. Il partire da casa sapendo già cosa troverò in abbiario, avendo qualche informazione, perché ovviamente non posso avere il quadro completo, è già un qualcosa che mi può agevolare nel mio lavoro e rendere più razionale il mio fare l'apicoltore, il mio fare apicoltura. Sono strumenti ancora un po' costosi, però insomma, poi anche qui la tecnologia avanza e anche i costi tendono pian piano a diventare a portata di azienda apistica. Ecco, però qui Baraccani mette a tema un elemento non secondario, quello dell'investimento. Allora chiedo al presidente Gallerani se i mercati sono pronti a premiare chi si impegna sul fronte dell'aggiornamento tecnologico, ad esempio anche in vista della sostenibilità, chi intraprende percorsi complessi come quello che ci avete descritto qui oggi e che hanno ricadute sociali e ambientali importanti, chi fa investimenti nella sostenibilità. C'è un mercato che è recettivo o alla fine l'unica componente che costa è quella del prezzo? E devo dire che naturalmente si è partiti dal prezzo, poi c'è stato un lavoro lungo, almeno una decina d'anni, per riuscire a far capire al consumatore che si trattava di sostenere un progetto anche ambientale, un progetto di economia del territorio, un progetto di salvaguardia del nostro territorio. Oggi, siamo arrivati a raccogliere i primi risultati. Abbiamo un 60% del nostro zucchero che viene meglio valorizzato dal consumatore, dall'utilizzatore, e questo ci comincia a ripagare degli sforzi fatti. Però chiaramente ci troviamo in un mercato dove arriva in Italia zucchero tedesco e francese fatto ancora in vecchio modo utilizzando i neonicotinoidi, che sono pesticidi che Baraccani conosce molto bene, che fanno molto male alle api e all'ambiente. Per cui c'è anche bisogno che a livello europeo vengano rivisti questi quadri normativi e anche lì si tuteli l'ambiente, si tuteli la competizione, una corretta competizione sul mercato europeo, che non può essere quella che da una parte si usano questi pesticidi e dall'altra invece si fa dello zucchero biologico e sostenibile. Assolutamente, e poi c'è ancora tanto da fare, Presidente, poi ovviamente abbiamo un potere anche noi come consumatori, dobbiamo ricordarcelo. Io le chiedo però, Vicepresidente Baraccani, guardando avanti, diceva anche, introduceva il tema Gallerani, c'è la politica europea, la politica che viene dall'Europa e che poi così influenza le nostre attività, i nostri modi di produrre quotidianamente. Davanti a noi in particolare abbiamo le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e la PAC, la Politica Agricola Comune 2023-2027. Vediamo quindi che i due percorsi viaggeranno appaiati nei prossimi anni. Che
che cosa aspettarsi sul fronte della sostenibilità? Ma, questo è un bell'ambito, un ambito dove abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni, in quanto siamo interlocutori, insomma, in questa regione è nato un tavolo di confronto tra settore apistico e settore sementiero per le problematiche che c'erano nel rapporto con questa filiera, che nonostante abbia un grandissimo bisogno di api, prima parlavo di barbabietola da seme, ma questa è una delle colture che viene moltiplicata, questa ha un'impollinazione che avviene col vento, però c'è tutto un settore molto sviluppato di moltiplicazione di sementi, e una delle zone, tutta la costiera adriatica, forse una delle zone al mondo più vocate per questo tipo di attività, e questo tavolo è stato trasferito, è stato recepito, ratificato a livello nazionale anche presso il Ministero, e quindi come, diciamo, interlocutori di questo tavolo abbiamo iniziato a lavorare proponendo al Ministero, nell'ambito degli ecoschemi, un ecoschema impollinatori, e questo dovrebbe da un lato premiare quelle aziende che, come dicevo prima, si impegnano in questo senso nel destinare colture interessanti per le api, parte del terreno, nel impostare un tipo di difesa fitosanitaria più sostenibile. Oltre a questo l'attesa è che poi queste aziende possano diventare dei modelli in agricoltura. Diciamo che l'emulazione ha sempre fatto un po' la sua parte, cioè c'è l'agricoltore leader del territorio e quelli attorno tendono un po' a guardare quello cosa fa il vicino, e quindi a nostro avviso questo dovrebbe essere un modello che, una volta partito, dovrebbe poi aumentare. Adesso rappresenta un settore, quello apistico, in grande difficoltà. In 10 anni, escludendo il 2021, si sono dimezzate le produzioni di miele, che è il prodotto leader, anche se ci sono tutti gli altri che possono dare integrazione. Il 2021 è stato assolutamente disastroso, con dei bilanci delle aziende apistiche in negativo. Questo è volto a dare futuro alle aziende. A nostro avviso il futuro di un'azienda non sta in un contributo diretto, quindi tengo le api o comunque soldi gratuiti, diciamo, che cadono a pioggia, pochi o tanti che siano, ma è creare un ambiente dove le api possano star bene, e questo veramente è la sfida per affrontare con fiducia il futuro. E su questo è un po' di anni che investiamo anche con altri progetti di Conapi, proprio per creare sensibilità, per creare conoscenza in questo senso. Ecco, grazie vicepresidente. Un'ultima battuta anche al presidente Gallerani su questi temi: quando parliamo di PNRR, quando parliamo di PAC, quindi di politica agricola europea, io le chiedo cosa ci si aspetta dal mondo dello zucchero. Beh, condivido quello che diceva Bracani. L'Europa sta facendo uno sforzo in termini di sostenibilità ambientale molto importante, per cui anche nella nuova PAC 23-27 si sosterrà le rotazioni, si sosterrà la biodiversità, le produzioni locali e quindi anche lo zucchero, e noi stiamo lavorando sugli ecoschemi e sui PSR regionali proprio per avere delle risorse alla transizione ecologica e digitale di tutto il comparto nel più breve tempo possibile. Il PNR dà una forte spinta alle bioenergie. Noi, la filiera bieticola è fortemente vocata per le bioenergie. I nostri sottoprodotti già fanno con le polpe bioenergia per nei biogas. Noi abbiamo importanti progetti sparsi per l'Italia per fare impianti di biometano partendo dai sottoprodotti della bietola. Quindi per noi molto interessante, la bieticoltura sarà in grado di dare un contributo importante per il futuro delle bioenergie e del biometano italiano, di cui in questo momento abbiamo tanto bisogno. Bene, grazie davvero a entrambi i nostri ospiti, Claudio Gallerani, presidente di Coprobi Italia Zuccheri, e Giorgio Baraccani, vicepresidente di Conapi. Grazie davvero di essere stati con noi. Grazie a voi. E grazie anche a tutti voi che ci avete seguiti. Mi raccomando, noi siamo sempre qui, stesso giorno, stessa ora, su TRC Bologna, anche la prossima settimana. Arrivederci.
Ci prendiamo cura del nostro zucchero perché lo coltiviamo solo in Italia, solo noi ormai. E da lungo tempo, ma sempre con una filiera corta. Perché la nostra cura è la tua. Quando prepari qualcosa di speciale per chi ami. Siamo l'unico zucchero 100% italiano. E l'unico grezzo di Barbabietola, nostrano. Siamo Italia Zuccheri. Coltivatori con cura. Iomantico e chi pensa che un buon yogurt sia fatto con buon latte 100% italiano, come quello di Iomo. Uno Iomantico troverà che Iomo è più cremoso delle nuvole. E nel vasetto di carta riciclabile vedrà una favola, la sua preferita. Chiamatele pure Iomanticherie, ma sono loro a rendere la vita più bella. Iomo, lo yogurt Iomantico.